Ciao ragazzi, buongiorno Alessio Cocchi per Empoli.it, ben arrivati veramente ad Empoli. Banalmente, tutte e due le sensazioni di essere arrivati qua, indossare questa maglia, cosa provate, cosa proverete a giocare per l'Empoli, cosa vi è arrivato di Empoli fin qua? Parto io. Sì, innanzitutto grazie mille e niente, io sono contentissimo di aver fatto questa scelta qua. È stato semplice per me perché sono bastati 5 minuti al telefono col direttore per decidere di venire qui. Mi ha spiegato che trovavo un ambiente importante, sereno, con voglia di rimettersi in gioco e tentare di tornare subito in Serie A. E questo è uno dei miei obiettivi, cercare di conquistare questa Serie A, che sono 2 anni che ci arrivo vicino e purtroppo sono successe cose. E niente, primo approccio con Empoli, bella, una cittadina piccolina, tranquilla, i compagni ci hanno subito accolto bene, noi nuovi ci siamo integrati subito bene e c'è tutto il necessario per fare bene quest'anno. Tanto buonasera a tutti, io sono felicissimo di essere qui a Empoli. Quando ho avuto la proposta al direttore anch'io non ho esitato un minuto per venire, soprattutto perché l'Empoli è una società che valorizza molto i giovani. Come abbiamo visto l'anno scorso, parecchi giocatori sono andati in dei top club. Anch'io nello spogliatoio mi sono trovato benissimo, soprattutto perché ho ritrovato compagni che ho avuto l'anno scorso, ho ritrovato un amico come Nino e anche un mio compaesano Imperiale. Quindi mi sono subito ambientato dentro lo spogliatoio, sono a casa, sono andato via da Palermo ma mi sento ancora a casa. Tommaso Carmignani, Radio Lady della Nazione, tu all'Empoli, che poi conosci, ci hai già fatto male 2 anni fa, insomma, e ti descrivono come attaccante che lavora tantissimo per la squadra, in effetti questo è il ricordo che abbiamo anche noi, insomma, e ti chiedo insomma conferma di questo e per entrambi arrivate insomma in una squadra ambiziosa e un reparto anche molto affollato, quindi non so se la concorrenza è uno stimolo o insomma sia uno stimolo. Sì, no, sicuramente siamo in tanti, siamo in 6 o 7 lì davanti, c'è tanta concorrenza, come è giusto che sia, ma sono pronto a mettermi in gioco come ho fatto in tutti gli anni nelle varie squadre dove sono andato e con il mio lavoro che faccio mi sono sempre fatto vedere, quindi sì, io sono un attaccante molto generoso perché comunque ho tanta corsa e cerco sempre di mettere prima i miei compagni, la squadra che me stesso, quindi quando riesco faccio sempre una corsa in più per gli altri e vedo che la gente lo apprezza, quindi questo è quello che farò anche qua e spero di trovare il prima possibile la via del gol per rilanciarmi del tutto. Sì, in attacco siamo tanti, però io non sono qui per ambire subito un posto titolare, sono qui soprattutto per imparare dai miei compagni, visto che abbiamo un attacco da fare invidia a questo campionato, uno dei migliori attacchi della Serie B. Sono qui per imparare tutto tra tattiche e tecniche dai migliori. Salve ragazzi, Maurizio Bolognesi, Radio Bruno. Hai detto prima, Kevin, che da qui sono usciti tanti tanti giocatori che sono passati a squadre importanti. L'Empoli non è assolutamente in secondo piano, però anche quest'anno alcuni dei giocatori che l'anno scorso erano qui hanno fatto un salto notevole. Quindi questo è sicuramente uno stimolo in più per essere in questa società che per sempre lavora in questo modo. E poi volevo chiedervi anche e soprattutto a Stefano che tipo di campionato è la Serie B, voi che lo conoscete bene, quanta difficoltà c'è, perché si dice il campionato si vuol vincere, ma questo è un campionato, sarà un campionato difficile perché oltre all'Empoli ci saranno sicuramente altre squadre importanti che vorranno fare sicuramente il salto di qualità. Allora io la Serie B non posso dirla di conoscerla perfettamente, io mi sono aggregato nella prima squadra col Palermo da gennaio ho visto un campionato che ogni sabato è una guerra, non esistono favoriti né sulla carta né sul campo, quando si entra in campo sono 11 contro 11 perché è un campionato con un livello altissimo
L'Empoli si può dire favorita, ma la favorita è in campo. Noi ci stiamo allenando bene, sono contento di far parte di questo gruppo. Il mister ci sta facendo capire che con la voglia e con gli allenamenti duri si può fare bene. Sì, no, concordo con quello che ha detto Kevin. La Serie B, ormai questo è il quarto anno che faccio, quindi un minimo l'ho vista e non bisogna dare nulla per scontato, perché chiaramente adesso ci daranno subito per favoriti, per la Serie A, così. Ma noi dobbiamo rimanere coi piedi per terra e cercare di lavorare, perché non sai mai quello che ti può succedere in campionato. Io sono passato tanti momenti dove magari dovevi giocare contro squadre che ormai non avevano nulla da perdere, invece sei riuscito a perdere anche punti lì, quindi non bisogna mollare mai e pensare partita dopo partita, cercare di lavorare, essere sempre sul pezzo e cercare poi di arrivare fino in fondo. Buonasera, David Beautiful Tirreno. Stessa domanda per entrambi. Stefano diceva è stato facile scegliere Empoli, però in realtà di richieste ce ne avevate, anche direttamente dalla Serie A, dice la Serie A ha un tuo obiettivo, ci poteva andare direttamente. Stesso Kevin, c'erano anche squadre importanti, perlomeno così si leggeva e si sentiva, e ti cercherò. Cos'è alla fine che vi ha fatto scegliere Empoli davvero? Beh sì, io ho avuto parecchie richieste, anzi prima di sapere dell'Empoli ero praticamente già verso un'altra squadra. E dopo, quando è uscito fuori che noi giocatori saremmo stati tutti svincolati, sono piombate tutte le squadre a chiamarci ed è arrivata anche qualche Serie A. Però io, per come sono fatto io, penso che le cose me le devo guadagnare veramente. Io sono convinto di fare le cose per gradi, quindi sono arrivato da un campionato discreto che ho fatto con il Palermo e avevo bisogno di fare un campionato da protagonista in B per cercare dopo di arrivarci in Serie A. Allora, essendo svincolati, parecchie squadre ci hanno contato, anche a me mi hanno fatto tante richieste. Però parlando con il mio procuratore e vedendo la situazione Empoli, ho deciso personalmente di venire qui, perché mi piace l'ambiente, mi piace il posto e soprattutto, come ho detto prima, valorizzano i giovani, e l'anno scorso si è notato e hanno giocato parecchi minuti anche i giovani. Quindi è una società che punta a farli giocare e a farli crescere, sia fuori che dentro al campo. Io a te, Kevin, ti volevo chiedere un po' se ci racconti di te, quali sono le tue caratteristiche principali, ti conosciamo un pochino meno rispetto a Stefano. Mentre Stefano, rimanendo sempre sulle caratteristiche, tu sei un giocatore che gioca molto per la squadra, l'abbiamo detto prima, ogni attaccante ha il suo modo di stare in campo, ha la sua appunto attitudine. Mi sembra che tu sia uno che si conforma molto bene con tutti, cioè non hai particolari esigenze. Il tuo modo di giocare, il tuo modo di offendere, il tuo modo di aiutare, bene o male si plasma un po' con tutti gli attaccanti. Sì, 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 certo, perché non sono né un attaccante che preferisce giocare solo in area di rigore, o uno che vuole sempre palla addosso per cercare di finalizzare. Io sono un attaccante di movimento dove cerco prevalentemente la profondità per sfruttare la mia corsa e questo. A volte gioco anche troppo lontano dall'area di rigore, quindi spesso capita che faccio meno gol e quindi questa è una cosa da migliorare e niente, quindi mi posso trovare bene con qualsiasi tipo di attaccante. Tu sei giusto? Sì. Anch'io cerco di sfruttare sempre la mia rapidità e la velocità, perché e cerco di dare sempre profondità alla squadra. Spesso mi abbasso per ricevere palla, ma non è da me stare dentro l'area, aspettare palloni in aria.